I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Palermo San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due leonfortesi, il 46enne Stefano Laporte e il 38enne Giuseppe Smario. I militari erano a bordo di un'autovettura civetta in abiti civili quando, tra le vie del quartiere Brancaccio, hanno notato due uomini che salivano a bordo di un'autovettura di piccola cilindrata. I carabinieri sono insospettiti poiché i due salivano velocemente nell'auto e uno dei due pusher si faceva il segno della croce, comportamento che non passava inosservato ed ha fatto scattare il pedinamento. Dopo aver identificato gli occupanti è stata effettuata una perquisizione dell'auto che ha permesso di rinvenire un pacco parzialmente confezionato con nastro adesivo contenente 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilo. Inoltre all'interno di un marsupio posto tra due sedili è stata rinvenuta la somma di 500 euro in banconote da 20 euro sequestrata perché ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio. Il pubblico ministero di turno ha disposto di trattenere i due presso le camere di sicurezza del comando in attesa della celebrazione dell'udienza con rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo.
5-4-5 metri? Fai 3 metri, avvicinati un po'.